Signore, voglio fare un piccolo video opinione sulle pellicole per gli smartphone. Quanti di voi hanno comprato una pellicola come questa da un sito come Sleek Wraps oppure Extreme Wraps oppure The Brand o non so neanche quale altro wraps possa esistere su questo pianeta? Cioè, onestamente, e quanti di voi sono rimasti contenti del servizio sul lungo periodo, voglio dire? Perché io compro skin da praticamente quando compro telefoni e le ho usate però saltuariamente, nel senso che ci sono momenti in cui uso le cover e ci sono momenti in cui uso le pellicole. Quando ne vale la pena, come questo, insomma è molto carina, metto la pellicola. Certo, è vero che preserva, diciamo, l'ergonomia del telefono come è stata pensata originariamente, però non garantisce alcuna protezione meccanica alla caduta, quindi c'è da considerare questa cosa. Questa che vedete qui è personalizzata, costava metà prezzo ed è come compro tutte le pellicole, perché non ho alcuna intenzione di pagarle 20 euro o quello che costano normalmente. Diciamo che una personalizzata così probabilmente ve la portate a casa con spedizione e tutto con 15 euro direttamente dall'America. Purtroppo nel visualizzatore, quando c'era da inserire, diciamo, la foto, l'ho messa ad alta risoluzione, qui tutto a posto, l'avevo centrata, ma come vedete nella realtà non è venuto affatto così, perché non è centrata, però si nota veramente poco. Quindi questa parte è la parte più bella, la parte più facile da installare e direi che è venuta bene. Il problema sono i bordi e sotto e sopra, e ne ho approfittato prima per registrare, diciamo, la rimozione che ha lasciato lì dei segnetti che ho subito tolto perché alla fine sono fatte apposta. Quello che volevo dire è che secondo me le pellicole hanno senso semplicemente sul retro e hanno senso solo se siete delle persone che non distruggeranno il telefono alla prima caduta, perché questo telefono mi è caduto molteplici volte con la pellicola e ho avuto il culo che non si rompesse niente. Certo, magari c'è la sorpresa sotto questa pellicola qui, però finché non si rovina non la vado a togliere, ovviamente. Come vedete sui bordi sopra e sotto io ce l'avevo anche, anzi come potete vederlo perché non c'è, però una volta vi giuro su Dio che ce l'avevo e l'ho tolta perché è ingestibile, è semplicemente ingestibile. Certo, è bello vedere anche nelle foto il full wrap completo del telefono, alcuni sulla parte frontale, questo inaccettabile su un telefono del 2020 dove insomma c'ha i bordi che sono veramente i nulli, comunque fa lo stesso, ma sui lati, sopra e sotto ci sta bene, fa una cosa diciamo full cover. Il problema è che è dove voi andate a mettere le mani la maggior parte delle volte, e purtroppo tolta la prima pellicola trasparente di protezione va tutto completamente a puttane. Non so se è successo anche a voi, ditemi la vostra esperienza, ma purtroppo è andata così, quelle laterali ci hanno salutato per questo motivo, senza contare che non potete metterlo in tenaglie, roba così, anche per tenerlo sulla macchina per esempio, non potete mettere magneti dietro, non potete fare più niente quando avete messo una pellicola, al contrario di una cover per esempio. Ma questo lo teniamo in conto, non lo diamo come contro, diciamo, delle pellicole, vi dico solo che vi limitano parecchio poi l'utilizzo del telefono in posti che non sono la vostra mano, per non parlare del feeling che cambia, perché adesso qui è stato appiattito per bene, è stata un'installazione fatta molto bene, vi assicuro, anche dei lati e la parte sopra e sotto, ma comunque è finita così. Purtroppo l'usura, il continuare a prenderlo in mano, alla fine rendono la cover un po' sfilacciata sui bordi e lì comincia a pelarsi via e soprattutto vi dà fastidio al tatto. Ma questi qua di fianco, purtroppo questi sono una stronzata, perché ogni volta che lo prendete avete ovviamente la mano, non è sempre perfetta, secca, come sapete può essere sporca, può essere leggermente sudata, potete aver toccato qualcosa. Nel momento in cui andate a toccare lì, pian piano lui si piega, va fuori dall'asse e da quel momento lì la rovina totale della vostra pellicola. Quindi io non riesco ad utilizzarle al di fuori del retro. La stessa cosa la fotocamera, purtroppo se voi avete una presa come la mia che copre spesso la fotocamera, toccate lì ed è fottuta. Mi sa che la parte dietro resiste all'usura solo perché è un grosso pezzo unico che non può essere spostato e non ho accesso, diciamo, ai bordi perché li ho applicati veramente bene, ma secondo me a lungo andare comincerà a rovinarsi anche questa parte centrale solo per il fatto di prenderla. Però non sono mai arrivato a questo punto con una pellicola, sono sempre arrivato a toglierla prima di questo momento.
E niente, insomma, questa è la mia ennesima esperienza con le pellicole. Vorrei capire se sono l'unico che uno ha un'estrema difficoltà a metterle sopra, in particolare questa parte qui, il bordo, e soprattutto quando avete ledge oppure sul retro, come in questo caso qui, se avete difficoltà a mantenerla, diciamo, decentemente, senza che si stacchi da fotocamera e cose che non sono al retro. Vabbè, ovviamente non commento neanche la pellicola che andrebbe sopra i tasti, perché ovviamente, cioè, non, come potete già capire, non può esistere su questo pianeta.